Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno il feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Nella notte tra il 13 ed il 14 settembre, ossia qualche giorno fa, Nintendo ha rilasciato un trailer, sia giapponese che occidentale, riguardo ai nuovissimi giochi Pokémon in arrivo, ossia Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Purtroppo, per questioni di tempistica personale, non ho potuto portarvi un video analisi, anche se mi sarebbe piaciuto, ma per ripagarmi porterò brevi video nei quali andremo a trattare separatamente e più nel dettaglio possibile i principali passaggi dei filmati che abbiamo visto. Oggi iniziamo con una mini teoria molto soft, ma aspettatevi nei prossimi giorni qualcosa di ben più massiccio. Detto ciò, direi di analizzare un frame particolare del video, ossia quello dove vengono mostrate le statistiche, in generale i valori del Rackraff evento, per intenderci quello che potrà evolversi nella forma crepuscolo. Oltre a tutti i dati statistici per l'appunto che possiamo vedere e alle particolarissime mosse che esso possiede, un particolare punto ha colto non solo la mia attenzione, ma quella di molti altri all'interno della community. Il Pokémon, difatti, sembrerebbe avere come numero identificativo del Pokédex 126. Nulla di strano, se non fosse che in Pokémon Sole e Luna questo numero era 103. Stiamo parlando di ben 23 numeri di differenza, che, se ci pensate, sono davvero moltissimi. Difficile credere che questo cambio sia dovuto a qualche forma introdotta già o simili. Sarebbe una cosa davvero assurda. Attenzione però! Quando Game Freak annunciò Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, parlò di un gioco che presentava al suo interno nuovi ambienti, nuove tematiche e, attenzione, nuovi Pokémon. Possibile dunque che in questo trailer, in una maniera più o meno velata e più o meno accidentale, Nintendo abbia rivelato la presenza, ma soprattutto il numero dei nuovi Pokémon che andrà a introdurre? Ovviamente con nuovi Pokémon si potrebbero intendere anche forme Alola aggiuntive, forme alternative e non solo creature totalmente inedite. Inoltre la presenza di un Mienfu all'interno dei trailer stessi suggerisce finalmente lo sbarco del Pokédex nazionale anche ad Alola, aggiungendosi ai riferimenti nascosti da The Pokémon Company all'interno dei trailer che, fidatevi, sono davvero più di quanti potreste immaginarvi. Detto ciò, che cosa ne pensate voi? Saranno davvero 23 i nuovi Pokémon introdotti in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna? Tutto ciò che ho detto potrebbe rivelarsi corretto? Oppure pensate che sia un semplice caso o comunque che sia un fattore che non ha molta importanza? Fatemi sapere la vostra qui sotto con un bel commento. Io spero che questo breve video vi sia piaciuto. Vi invito perciò a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre in contatto con me e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei nuovi video che usciranno. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!